Buonasera. Ciao ragazzi, ciao a tutti, siamo i Boozers. Come sì, no. Io e Diego possiamo stare sul divano e tu sulla sedia, così ti alzi e ti... Sì, ciao Simone, ciao ragazzi, come state? Ma c'è posto, sì, io, faccio così. Io sto sul dondolo. C'è posto per tutti sul divano, eh? No, Simo. Pisellini, allora, lasciala così. Dai, allo? Leva un po' il joystick. Ok, venga, piedi. L'audio va bene. Simone, non so dove mettere. Lo tengo bassa. Babagliaga. Disney, ti stanno salutando i ragazzi. Hola, hola. Intanto presentati, c'è Disney, prima volta in live da me, no? La prima volta in live di Twitch. Non ce l'hai idea. Sono prima volta in live di Twitch nel mondo. Mai stato in Twitch. Tanto grazie a Luca, grazie mille per i 3 mesi, Giova, grazie mille per i 10, bentornato. Così è perfetto. Ah, questo è il nuovo format, ragazzi. Per divano. Sono gasato. Bella bene, sono 10. Ogni volta che ci sono problemi scrivetemi, grazie. Comunque, siamo io, siamo Disney, siamo Omi, siamo Diego e siamo Gian Marques. Divano. Ma cioè quando arrivano le donazioni viene bloccata da lì. Una... Guarda, tutte le mie riprese di Nemix. Una... Boh, una chillata domenicale. Io ho scaricato il gioco, quello che hai visto già da Andrea. Benzino merda. D'altro posso mettere... Ah, Omi, questa qua non lo sai. Ho messo... La Mister X. Posso ringraziare Omi. Dimmi chi sei. Ho appena rubato un freebooter un contenuto, raga. So per freebooter un freebooter. Pronto? È sigla? Ci sono 4 ragazzi. Vengono messi sotto la sabbia. Grazie mille, Onit. Eccoci. Com'è che è? Dimmi chi sei. Dimmi chi sei. Dimmi chi vuoi. Povero Sdrumox. Oh, ma te la smetti di vedere minorenni? Ma te la smetti? Tutti i minorenni si vedono. Solo perché c'è Gbit mi sono abbonato, però ora voglio un po' di figa e un po' di figa qua. Madonna, Dani, che la spunta sotto il tavolo. Ma in realtà, dato che nessuno mi ha visto il cazzo, io potrei averci la figa. Come ho Gbit. Giusto. Cioè, qualcuno di noi potrebbe tranquillamente averci la figa. Ma non... Cioè, qualcuno di noi ha sicuramente la figa. Ok, la vuoi mettere qua? Zitto, Diego, stai rovinando la streaming. Yes, tutto bene? Vedete sì, bene? Ciao Simone, ciao ragazzi, come state? Comunque sono 16 mesi di domiciliari con te patato. Te stai a fare domiciliari? Mi spiace. Buonasera Simone, buonasera Gbit, Diego, Omi e Disney. Mi piace molto questo format rilassante e soprattutto senza alcol. Sì, lo so, sono il suo dottore, ma per obbligo professionale mi sento costretto a chiedere a Diego se sta bene. Ok, ragazzi, pronti per un giretto? Sì, sto bene, grazie, dottore. Prima di partire, ciascuno di voi deve prendere una carta e scriverci il suo nome, così posso sapere chi è chi. Questo dovrebbe darmi abbastanza tempo per scassinare la serratura di questo. Con la videocamera farò il quarto, mi si è spaccata. Fatevi un comodo, ragazzi, sarà divertente. Sì, stavolta, il doppio. Ma ci sarà anche la passo. Già la figa in testa. Significa che la tiene anche in mezzo legata. Perché mi dice che non sto sullo stesso wifi? Non è qua da fare. Orco Dio, Diego, zitto, ho speso 100 bit solo per dirtelo. Però Gbit, ti lo vuoi un po' di figa qua? Siete solo mezze fighe. Il grosso sta cambiando il bordino del merda. Hai detto il cazzo! E se il bordino è quello, Non è che sei in giro, posso zoomarvelo. Però poi mi dice, io. No. Buonasera ragazzi. Ragazzi, ricordate a Simone di volersi bene. Nasca, sei un pesciarolo. Aiuto! Nasca, sei? Allora, pesciarolo. Gli stessi puntini, non dovete dirlo. Dove lo dobbiamo mettere? Orco 2, che truzzo. Ah, in epoca 4, moderna. Lo mette. Per truzzo si intende genericamente la fauna che popola habitat quali discoteche. Okay. Non lo dovete assolutamente dire. Luoghi limitati. Sono caratterizzati da un aspetto simile e noiosamente ripetitivo. Dalle stesse routine all'interno del branco. No, dall'omologazione del pensiero a livelli paragonabili a quelli di un formicaio e da una serie di simboli tribali. Tapita. Vai, mi chiamo Tapita, bravo, mi chiamo Tapita. Ma tutti bello? Sì, tutti bello, no? No, non mi vedi. Ma come? Che cazzo è la mia? No, io ho scritto Wolfescu.
No, non mi vedi, se no non sappiamo chi stiamo votando. Dai, vero. Cazzo. Vabbè, però no, tapi tapi capisci che sono io. Dai. Vabbè, sono Volpescu. Dai, sì, sono Volpescu. Dai. Siamo tutti pronti. La gamba è grossa. Per cominciare, questo non è un gioco come gli altri. L'unica cosa che dovete conoscere sono i vostri amici. La gamba mette in basso. E il tema di questo gioco siete voi. Ora vi faccio vedere come funziona. Qui c'è una selezione delle mie prove, domande e sfide migliori. Dovrete rispondere con assoluta onestà e competenza. Questo perché più persone saranno d'accordo con voi, più gettoni vincerete. L'audio adesso. E poi ci sono questi jolly. Giocatene uno se siete davvero sicuri che tutti risponderanno bene. E se avrete ragione, boom! Punti doppi. No. Chi di voi sarà la risposta? Testa, se vi foste tutti quanti persi nel bosco, a chi daresti la colpa? È quella domanda che avevi detto. Sì, me la ricordavo. Di chi si tratta? A chi daresti la colpa? Ricordate, più risposte uguali, più punti otterrete. Ah, tre jolly a disposizione, ok. Jolly è se sai che la maggioranza va su quello, adesso metti jolly era 12 punti, qualcosa del genere. Sembra che abbiamo la risposta. Vediamo. Punti per tutti quelli d'accordo. Stupido, capito, la doppi punti con Jolly. Sì. Fatemi sapere quando siete. Chi insisterebbe per tenere la mappa? Il segreto di tutte le mappe è semplice. Cioè, capito? Chi vorrebbe avere la mappa a tutti le mappe i costi, nel giusto ma... senso sono il più grande nemico dell'esploratore. Chi vorrebbe avere la mappa? Solo 5 secondi rimasti. Vediamo cosa pensano tutti quanti. Oh no! Una bella idea! No, non ce l'ho messa Jolly, fanculo! Le menti superiori pensano allo stesso modo, eh? Io manco, nessuno ha messo Jolly extra. Ci conosciamo, ehi, ragazzi. C'è una lotta furiosa per il primato. Godo. Omega Godo. Null! La prossima domanda useremo delle immagini che ho raccolto qua e là. Un attimo di pazienza. Che aspetto avrebbe questa persona dopo una giornata passata a cercare inutilmente una via d'uscita dai boschi? Ok, dovete solo scegliere l'immagine che risponde meglio alla domanda. Più sarete d'accordo, più punti riceverete. dopo una giornata... Bro, sei indeciso tantissimo. Anch'io sono indeciso. No, io l'ho messo uno per il problema. Io giollo pure, io ho giollato. L'hai giollata? Sì. Va bene. A posto uguale. Ok. Va bene, bravo Andrea. Di smettere di così. La prossima richiede un certo grado di creatività. Vi darò un'immagine di base e voi dovrete aggiungerci qualcosa. Ok. Disegna il rifugio di fortuna di questa persona. Bene. Oh! Questa è arte, perché... È Diego. Guarda che schifo. Bello. Il cubo di rubi. Dai. È tutta droga. Va bene, la bara. Chi è che ha fatto la bara? Questo. Geniale. Ha fatto la bara. Ma qual è il rifugio di fortuna migliore, ok? Che... Ah, va bene così. Tutti erano d'accordo. Chi è? Ma... Va bene ugualmente. Non sapevo cosa fare. Erano tutte ok. Ancora cognomo in chat. Io vi do una foto, voi dovete cercare di imitare l'espressione. Ok. Imita questa immagine. Ne avevo fatta una perfetta, allora ne ho fatta una peggio. È il momento di svelare la nostra finti, però. No, ce n'era una, era perfetta. Ma come hai fatto a metterci? C'erano gli effetti da metterci? Guarda, è un buon fatto. Andrea è il paro, Sartra bello. Questa è l'espressione che c'è di base, Diego. Io sono indeciso tazzo. Io sì, io non ho indecisione. Io ho giollato pure. Io ho giollato anch'io. Cosa avete scelto? Un sacco di punti. No, bro, ho giocato su Disney. No. Ma spaccava. No, spaccava, ma era. Cioè, era molto più uomini. Chi si metterebbe a limonare con una persona sconosciuta in un Luna Park? Non lo so proprio. Ma non so, con questa la perdo sicuramente, ragazzi. Sì, mi sa che è persa. Sì, questa nessuno ha dato. Ha sprecato un jolly. Sì, qua è sprecato.
Che è tutti congiati, schifosio. Devo dirvelo, nessuno aveva un dubbio. Così affiatati mi scalda il cuore. Regalo a tutti quanti un nuovo gioco. In quale attrazione questa persona spenderebbe tutti i suoi soldi? Vediamo i risultati di questo. Dodo! Incredibile! Olè. Ciao Disney! Ma anche Diego, guarda che c'è un giollino. No, merdoso! Ah, cioè. Dovrete dirmi come questa persona completerebbe questa frase. La mia idea di divertimento è... Perché poi nessuno, non si sa chi ha detto cosa, no? Ok, vediamo cosa avete combinato. Vabbè. Rilassato. No! No! Vabbè. Scegliete la risposta. Bella, che ritenete migliore. Sono 5 mesi che mi migliori le serate. Bentornato, Stella. Allora, qua bisogna andare su sul sentimento, non lo so. Cioè, io lo saprei, so. Io lo saprei, io ma... Io lo so, io lo sai? Ok, gente, solo 5 secondi rimasti. Però andiamo sul banale. Io sei andato su banale. Io ho giollato. Io un giollino. Lo sapevo che era quello. Un giollino. Però... Bello. Ma così è così. Giollino. Ora faremo un gioco in cui scarabocchieremo sulle fotografie. Quindi, prima di tutto, dovete fotografare qualcuno in posa. Okay. Se vi fate coinvolgere è più divertente, perciò bella tutti in piedi. Madonna, che stella, raga. Un'opera d'arte. Fanne un ritratto come veggente da Luna Park. Ok, bene. Cosa abbiamo qui? Gli ha dato fuoco. Ok. Cos'è? È un rem. E quel questo è il bello. Non lo so. Hai influenzato, hai cambiato il corso degli eventi. Mani da mano. Butterò un altro. E ci metto anche il jolly, se ne voti un altro. Ho buttato un altro e ho messo il jolly. Bravo. So cosa hai votato, fratello. Ehi, lo sapete che solo il 98... No! Incredibile, non è vero! Non lo sapevo. Oppure ho passato il gioco. Oh, ti ho cambiato gli eventi nel cervello. Draghi, grazie a te. Avrei vinto uguale. Aia! Nella presente. Oh, ma l'unico! Ma? No! Aia, pareggio! Chi si lascerebbe andare a un veglione di Capodanno? Cosa? Perdendo i sensi prima delle 9 di sera. Ti sei automotato. Però... Disney non ha fatto abbastanza serate con me. Sì. No, c'è un giorno. Non mi hai mai visto svenire. Io quando iniziato. Ho staccato. Il prossimo Capodanno lo passiamo insieme e vediamo chi muore prima. No, tu, tutti era così. Però Diego è quello più un po'. Sì, infatti chat l'hai scritto. Chi avrebbe una crisi esistenziale allo scoccare della mezzanotte? Dai, è di smoke! Però lo so che ti prende paranoia sì, a mezzanotte. A una certa scala. Chi avrebbe già infranto tutti i buoni propositi prima dell'una del mattino? È difficile questo. Ecco un po' di punti. L'unico testa di cazzo. Chi porterebbe tutti a nanna alle 3 del mattino? Marlene. Sì, non c'è nessuno qua. Di noi. Ho sparato la persona meno probabile, sono idiota. Io mi sono autoproclamato. Sono due opzioni probabili. Però nel 2021 è più questa. Va bene a me. Sì, anch'io. Però io l'ho messo su Twitch in diretta. C'è stava pure io, volevo mettere quella con quel carico. Facciamo un altro disegno. Bello carico. Come prima, l'immagine deve essere in tema con la persona a cui si riferisce. Va bene. Disegna il cappellino da parte di questa persona. Vediamo cosa avete disegnato. Questa ne viene viola poi. Chi ha fatto questo? Bruno? È così realista che devo dissociarmi. Vi scatterete tutti dei selfie. Non troppo da vicino perché dovrete scarabocchiarci. Certo, cazzi sei. Niente robetta. Bello Andrea. Forse riutilizzarlo quello. Occhio adesso, un selfie molto dubbio in arrivo. Guardate le immagini e iniziate a pensare cosa vorreste fare. Stiamo per cominciare. Ok.
ce l'abbiamo. Non avete molto tempo a disposizione, no. Stiamo per cambiare immagine. Mi hai guardato, eh? Brutta proiettile. Mi sembra che ci abbiate lavorato abbastanza. Merda. Mischiamo tutto. Va bene. Eccovi un work in progress, ragazzi. Osservate e preparatevi ad aggiungere il vostro. È perfetta questa, non devo fare niente. Omi elfo. Suè, cioè, io ho fatto il cappello e tutto il resto non ho mai visto. Io ho fatto le sopracciglia. Dice, benvenuto. Fata. Gibito bellissimo. Chirurgo, perfetto. Hostel. Bro, sono tutti belli, non so. Fa pagare le porte. Punti per yes! È il più potente, Diego è un coglione. E ora vediamo bellissimo i risultati finali. Trascinandosi tristemente in coda c'è qualcuno che di sicuro ha ordinato i propri DVD per colore. Il nostro quarto classificato è uno spensierato sempre sorridente con una mente meravigliosamente aperta che forse avrebbe bisogno di un cancello. Il terzo posto è tuo. Grazie. Io gli ho fatto le arance. Il nostro secondo classificato, distruttore di prospettive, ribelle trascinatore. Sono io, bravo, vincitore che ha mostrato a tutti cosa significa davvero conoscere qualcuno. Congratulazioni. Ce l'hai mostrato, grazie. Spero che vi siate divertiti a giocare. Vado a fare la pipì.